Ivana Mulatero, buongiorno. Buongiorno. E benvenuta, benvenuta qui nel Posto delle Parole per incontrare una mostra d'arte molto vicina a noi, in provincia di Cuneo, a Dronero, al Museo Mallet. La prima cosa che ci ha attratti verso questa mostra d'arte è il titolo, Bellezza e dirupi. Ecco, queste due parole che sembrano così in contrasto, ma che, per così dire, sono messe in dialogo, sono messe in relazione. E qual è dunque questa relazione tra la parola bellezza e la parola dirupi in questa mostra, Ivana Mulatero? Il titolo in effetti è un titolo molto curioso e originale ed è nato appunto a partire da un progetto che Spazio Citan, ente gestore del Museo Mallet, sta organizzando e quindi lavorando da parecchio tempo con il Comune di San Damiano Macra e la Proloco, insieme all'architetto Dino Gero, per valorizzare il lavoro degli scalpellini del XV secolo, i fratelli Zabreri. Quindi in realtà appunto il titolo Bellezze di Rupi, Giano Bifronte della scultura, trae ispirazione proprio da una specifica morfologia della Valle Maira, cioè nel vallone di Pagliero, che appunto è vicino a San Damiano Macra, da dove provenivano questi fratelli Zabreri, questi scalpellini del XV secolo, c'è un monte. Ecco, questo monte ha due versanti contrapposti e sono anche i nomi dei due versanti di questo monte sono diversi. Un versante si chiama Bellegarde e l'altro si chiama Birrone. Quindi, diciamo, sono le due facce di questo monte, come un Giano Montano bifronte, quasi diciamo, una figura mitologica, con un versante dove c'è questo, diciamo, Bellegarde, ciò che vuol dire appunto bello sguardo, bel vedere, ma anche ben custodire e che si apre sui declivi erbosi, adatti al pascolo, quindi diciamo una posizione, un versante positivo. E poi c'è un'altra costa, sempre dello stesso monte, che invece è detta Birrone o Burrone, dove invece ci sono questi dirupi, che sono naturalmente luoghi inospitali. Quindi questa doppia versione, quindi questa, diciamo, doppio nome, doppio aspetto, ecco, di questo luogo, di questa montagna, ci ha ispirati, ecco, per questo titolo della mostra, dove da una parte appunto la bellezza, bellezza intesa anche naturalmente come opera d'arte, come scultura, in questo caso la mostra è la prima mostra che il Museo Mallet ospita sul tema proprio dell'opera plastica. E dall'altra quindi invece questo riferimento al territorio, quindi noi in realtà appunto cerchiamo da diverso tempo di fare un lavoro di collaborazione e di inserimento in un sistema di relazioni locali e questo è un frutto appunto di questo tipo di intento. Ecco. Quindi la mostra Bellezze di Rupi, Giano Bifronte della scultura ha poi un riferimento ulteriore che è opere di Emanuele Greco, Raffaele Mondazzi e Andrea Rinaudo, tre scultori contemporanei che entrano in contrappunto con le opere dei fratelli Zabreri, che sono appunto gli scalpellini, in cui la prima sezione cerca di riportare in luce, in mostra, tutta una serie di studi, di ricostruzioni, di mappe, di tavole sinottiche. Addirittura abbiamo in mostra anche la pergamena originale, che è l'unico documento che attesta nel 2 giugno del 1455 l'incarico che fu fatto ai fratelli Zabreri da parte del borgo di Dronero per la costruzione del portale della chiesa parrocchiale di Sant'Andrea Poncio. Ecco, questo è un po' il sintesi, diciamo, del perché di questo strano e originale titolo. Il mio orecchio si è esercitato ad ascoltare le pietre. Le ha scavate dal campo, le ho tagliate con lo scalpello, forzando la fessura come se fossero noci. Con queste parole di Erri De Luca, entriamo nel merito di questa mostra Bellezza e dirupi, il Giano Bifronte della scultura. Ecco, ci ha già spiegato poco fa la curatrice Ivana Mulatero in che cosa consiste quell'essere Giano Bifronte della scultura. Ma adesso entriamo al Museo Mallet insieme con Ivana Mulatero e insieme con lei andiamo a visitare la mostra e lei ce la farà vedere con parole sue. Prego. Dunque, la mostra che i visitatori potranno vedere fino al 13 ottobre, sempre aperta il sabato e la domenica, è stata pensata e realizzata quindi secondo quello che può essere, diciamo, un percorso all'interno del territorio. Ovviamente noi non potevamo esporre le opere degli fratelli Zabreri, che sono fonti battesimali, portali, acquesantiere, croci rogazionali,
E quindi abbiamo dovuto, come dire, per traslato inserire all'interno del museo qualcosa che potesse quindi aiutare il visitatore e poi naturalmente anche a sospingerlo ad andare poi a vedere con mano il territorio, attraverso quindi strumenti tecnologici, strumenti per esempio fotografici, ricostruzioni, come ho detto, quindi la parte diciamo iniziale è quasi una sorta di prespazio introduttivo alla mostra, in cui il visitatore varca la soglia di una sorta di ricostruzione di un architrave di una vecchia casa di San Damiano Macra, che aveva appunto negli angoli in alto due teste umane stilizzate. Noi le abbiamo ricreate, quindi un calco che abbiamo ripreso e riportato, quindi il visitatore entra in mostra varcando questa soglia custodita da queste due teste umane stilizzate, che sono quelle che possiamo trovare nel mondo celtico e mediterraneo. Presso svariate culture queste teste spiccate dal busto diventano quasi un oggetto magico e un talismano sicuro quindi per la protezione da ogni insidia malvagia. La testa, quindi, come diceva appunto Fulvio Cervini in un suo testo del 2005, può difendere con efficacia una dimora, un palazzo, una chiesa, una città intera, anche in questo caso la sala di un museo, e noi appunto l'abbiamo voluta riportare nel museo proprio per comprendere che anche quello è un altro segno del territorio, quello cioè di questo riferimento di modi, due teste come di un giano bifronte che guardano verso il passato e anche verso il futuro. Dopodiché il percorso si snoda con un masso, un vero masso, che arriva dalla cava di Belgardo, nel vallone Pagliero, un vero masso che sta a indicare la materia grezza, quindi non ancora lavorata dall'uomo, ed è tra l'altro anche un masso che proviene proprio dal luogo da cui si suppone venisse cavato parte del materiale utilizzato dagli scalpellini del XV secolo, cioè i fratelli Zabreri. Dopodiché si entra nella mostra, vera e propria, nella prima sezione dedicata a loro, e quindi a Stefano, Costanzo e Maurizio, chiamati De Zabreris De Pagliero, che hanno appunto lasciato diverse tracce, quindi abbiamo ricostruito una mappa con tutte le opere che sono collocate nel territorio della provincia di Cuneo, abbiamo anche creato un colofon dentro al quale abbiamo collocato una formella che è la copia esatta di quella che Andrea Pisano realizzò su incarico di Giotto per ornare la facciata esterna del campanile di Santa Maria del Fiore a Firenze, e dentro la quale è raffigurata la figura dello scultore. Quindi passiamo dalla materia grezza alla figura di colui che la elabora, di colui che la progetta, di colui che la modella, di colui che la plasma, lo scultore in senso umanistico, quindi in senso, come dire, rinascimentale. E in effetti da quel momento in poi ecco che c'è anche un rinascimento in Valmaira, e allora il professore Secondo Garnero ha scritto un testo che ne abbiamo anche poi sintetizzato, ma nella presentazione in mostra l'ha a sua volta anche detto proprio oralmente, che c'è stata appunto una fase della metà del 400 fino a metà 500 in cui in Valmaira hanno lavorato, operato moltissime figure importanti della storia, per dire, non so, da Hans Klemmer, il maestro d'Elva, a Pietro da Saluzzo, i fratelli Biasacci di Busca, gli stessi Zabreri di Pagliero, Giovanni Ballenso, insomma una sorta di rinascenza importante che fa pensare che quindi la Valmaira non è un luogo marginale o come adesso noi possiamo percepire, ecco, non lo è stato in passato, anzi è stato molto importante. Quindi la prima sezione è proprio quella che dà questa visione degli Zabreri ma anche del contesto. Abbiamo poi creato uno sfondato prospetto, diciamo, di 3 metri per 3, un'intera parete in cui c'è la fotografia del portale di Dronero, di cui dicevo all'inizio, di cui appunto c'è il documento della pergamena del 1455 che attesta l'incarico ai fratelli Zabreri, e questa fotografia grande è a sua volta intrecciata con un disegno illustrativo che ricostruisce il cantiere medievale. Quindi vediamo in questo cantiere non solo gli Zabreri ma anche tutte le maestranze al lavoro. E poi a fianco un fonte battesimale, quello di Monterosso Grana, sempre degli Zabreri, scomposto nelle sue varie componenti, quindi capiamo come era costruito un fonte, cosa vi era all'interno, quali elementi e parati decorativi, che tipo di alfabeto veniva usato per scolpire le iniziali delle preghiere. L'alfabeto è un alfabeto chiamato onciale, quindi abbiamo anche un approfondimento su questo tipo di carattere, che poi verrà usato soprattutto nelle pergamene.
E poi ho anche un dettaglio iperrealistico di il lato sinistro del portale della chiesa parrocchiale di San Damiano Macra, dove appunto si vede sullo zoccolo l'uomo stiloforo, che è una figura di mezzo busto con le manine che sollevano e sembrano sostenere la chiesa. E l'abbiamo anche questo ricreato tridimensionalmente, con invece la fotografia di questi dettagli delle colonne. Ecco, per dire, la prima sezione è molto corposa, quindi abbiamo tutto su quello che potrebbe essere un approfondimento su questo lavoro di questa scuola di Scalpellini del XV secolo, che ha avuto moltissimi incarichi e committenze e che ha lasciato molte tracce di sé e che sono ancora effettivamente ancora tracce da esplorare, da contestualizzare, da studiare. Le altre tre sezioni successive invece sono sul contemporaneo, quindi Giano Bifronte guarda al passato, guarda anche al futuro, e sono dedicate a tre scultori contemporanei: un Emanuele Greco, Andrea Rinaudo e Raffaele Mondacchi. Ivana Mulatero, ricordiamo ai nostri ascoltatori, prossimi visitatori, che la mostra Bellezze di Rupi si tiene al Museo Mallè a Dronero, in provincia di Cuneo, fino al 13 ottobre, ma come diciamo sempre, le mostre dobbiamo vederle, visitarle appena possibile. Chi era Luigi Mallè? Luigi Mallè è stato uno storico dell'arte, un collezionista, ma anche il direttore dei Musei Civici di Torino dal 1965 al 1973. Ed è stato anche un benefattore, diciamo, un mecenate, perché alla sua morte ha donato la sua casa natale di Dronero e anche tutta la sua collezione d'arte, che era allora collocata a Torino e in parte anche a Dronero, alla cittadinanza di Dronero. Quindi in realtà il comune di Dronero è diventato custode ed erede di questo patrimonio culturale importantissimo, che ora appunto si sviluppa sia non solo nel museo con la collezione permanente al primo piano che Luigi Mallè acquisì, in parte costruì con i suoi gusti da storico dell'arte, quindi con le sue passioni, i suoi interessi che spaziano dal 500 al 900, dalle opere di carattere storico come le predelle, come i quadri appunto degli altari, come i politici, per arrivare alle opere del 600 olandese e fiammingo, altro settore che lui prediligeva particolarmente, che aveva anche tra l'altro introdotto in un paio di libri della De Agostini negli anni 60, così come la sua passione per la pittura della corte sabauda del 600, l'area quindi barocca. E poi ancora finiamo con il 700, quindi con la pittura di corte del Rococò, le porcellane Meissen, che era anche lì un appassionato cultore. Poi siamo con la pittura dell'Ottocento, soprattutto di area piemontese, di ispirazione intimista. E infine il Novecento. Il Novecento sono opere di autori con cui lui anche appunto ha collaborato per le mostre che poi furono realizzate alla GAM di Torino, non so, da Gonzales a Soldati, Fontana, che fu fatta tra l'altro la prima mostra dopo la morte di Lucio Fontana, fu realizzata alla GAM, curata da lui insieme alla vedova Teresita Fontana, e quindi abbiamo anche un bel disegno, un progetto di un concetto spaziale esposto in mostra. Lusebert, un altro appartenente al gruppo Cobra. E così via, poi Mastroianni, che tra l'altro Umberto Mastroianni, che è l'autore tra l'altro della grande scultura e monumento alla Resistenza di Cuneo, ebbe anche una curiosa coincidenza, cioè sua moglie da bambina visse che per un certo periodo la sua famiglia abitò nella casa di Luigi Mallè a Dronero, quindi c'è anche questo dettaglio particolare molto interessante. Ivana Mulatero, prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni d'estate? Ce ne sono diversi di libri, come sempre io amo leggere in contemporanea più volumi, ma ce ne sono almeno sicuramente tre. Uno è Tommaso Montanari, L'ora d'arte, che trovo molto interessante perché è una spigolatura su molte opere nel corso dei secoli, affrontate con un tono lieve ma profondo. Poi c'è un altro libro di Simone Facchinetti che è Storie segrete dal mercato dell'arte. E vorrei dire tra l'altro ai nostri ascoltatori che Simone Facchinetti sarà prossimamente nostro ospite per raccontare per l'appunto il suo nuovo libro, perché è veramente uno sguardo particolarissimo sulla storia dell'arte, sul mercato dell'arte.
sì, con anche molti aneddoti, molti elementi di curiosità che, come dire, per chi ama questo tipo di settore non può che leggerlo per conoscere, sperimentare cose nuove. E poi, in effetti, l'ultimo interessante è i libri che fanno la felicità, di Rachele Bindi, e cioè quando prendersi cura della propria anima con la libroterapia, che a sua volta è un ventaglio di proposte per altri libri ulteriori. Ma che bello, il libro come terapia. E quale sarebbe per lei un libro che ha un effetto terapeutico? Il primo che le viene in mente, Ivana Mulatero? Ma quello che mi viene in mente è Eleanor Oliphant, Sta benissimo, di Gail Honeyman, che hanno appena ripubblicato adesso. È un bel libro che potrebbe in effetti avere un effetto terapeutico importante. Cioè, tocca argomenti umanissimi questo libro, in effetti. È commovente ed è saggio. Quindi secondo me leggerlo può essere di aiuto per chiunque voglia relazionarsi meglio col mondo. Ecco. Grazie. Guardi, grazie a lei, e aggiungo ancora per gli amanti dei gatti, io sono un amante dei gatti, quello recentissimo di Alberto Mattioli, Il gattolico praticante, esercizi di devozione felina. Ecco, questo secondo me per chi ama i gatti, io ho un gatto con cui vivo. Come si chiama il suo gatto, Ivana Mulatero? Si chiama Gandalf, come il mago del Signore degli Anelli. Come il mago? Quindi ha un aspetto di magia. Ma a proposito di gatti e arte, ma visto che lei è appassionata di gatti, come rappresentare tutto questo effetto di gattismo che c'è ultimamente guardando i social, no? I gatti rappresentano veramente un elemento di grande attenzione. E perché no creare questa attenzione, Ivana Mulatero, da un punto di vista artistico, raccontare il gatto con uno sguardo diverso? Beh, certo, sarebbe molto interessante realizzare un progetto in tal senso. Penso ad esempio alla grande Elsa Morante, che aveva una passione per inserire gli animali all'interno dei suoi romanzi perché erano metafore dell'animo umano. E in tal senso pensavo proprio che potrebbe essere un progetto espositivo interessante quella proprio di recuperare attraverso il rapporto con i romanzi di Elsa Morante un riferimento agli animali e tra cui anche naturalmente i gatti, ma non solo. So che Spazio Citan sta facendo un ottimo lavoro, sta per credo editare un libro sul tema dell'orso come animale riferito a storie legate alla Valmaira. Quindi credo che sicuramente non solo il gatto, ma gli animali siano sicuramente uno specchio importante proprio per le, e a maggior ragione ecco perché sui social compaiono questi animali quasi come degli alter ego, secondo me, appunto per smuovere probabilmente le emozioni più profonde. Ecco, mettendo sui social un gattino, chiaro che si attirano tutta una serie di atteggiamenti di tenerezza, no? Di delicatezza, di bonarietà, diciamo, di benevolenza. Bella questa immagine degli animali come alter ego nella presenza dei social. Ci sarebbe già un tema per una conversazione solo su questo alter ego immerso nel mare magnum dei social. Intanto grazie davvero Ivana Mulatero per averci raccontato la mostra dedicata all'arte, ma un'arte molto particolare in Valmaira, e la mostra è Bellezza e Dirupi, tre scultori protagonisti al Museo Mallet di Dronero. Grazie e buona giornata. Grazie a voi. Arrivederci.